Buongiorno mister Carmine Troisi Telefoggia, siamo alla vigilia di un appuntamento che può essere davvero fondamentale, no? Perché può indirizzare in qualche maniera la stagione del Foggia. Si arriva a questa partita dopo un avvio di 2023, insomma, che non si aspettava nessuno, con due sconfitte, ma come ci arriva il Foggia a questa partita e quanto conta realmente per le ambizioni della squadra? Intanto buongiorno a tutti. Domani è una partita importante, lo sappiamo, ma non finisce la stagione domani. C'è un campionato da portare avanti, c'è un ritorno da portare avanti, a prescindere da quello che sarà il risultato domani. Quindi il Foggia è chiamato a dare continuità perché la stagione è ancora lunga. È vero che veniamo da due sconfitte, fatta di una prestazione secondo me discreta, la prima persa in modo sciocco, e mentre quella di sabato una prestazione non all'altezza, dove abbiamo fatto una figuraccia perché non c'è stata la determinazione, la voglia, probabilmente colpa mia che non sono riuscito a trasmettere la giusta motivazione. Il Foggia arriva dopo due sconfitte, quindi dobbiamo tutti assieme ritrovare quello spirito, quella voglia di stupire come abbiamo fatto per due mesi e mezzo. Quindi quale migliore occasione per una semifinale di Coppa Italia contro una squadra forte, per chi non la conosce invito ad andarla a vedere, perché è una squadra forte, fatta di talenti veri, e che quindi non sarà sicuramente una partita così, ma è una partita difficile, sarà una partita complicata, una partita impegnativa, una partita dove bisognerà metterci attenzione, determinazione, voglia e qualità. Si gioca sul 180 minuti, la partita di domani è come se fosse una sorta di primo tempo, no? Perché poi bisognerà replicare a campi invertiti il 15 febbraio. Quanto conta però, secondo l'allenatore del Foggia, quanto contano i 90 minuti di domani sera nell'ambito poi della qualificazione da possibilmente ottenere? Se fai un primo tempo brutto rischi di perdere la partita, no? È successo sabato, quindi è un primo tempo, come hai detto te, che va giocato al massimo, cercando di portare il vantaggio del potere del giocare in casa, del giocare davanti al nostro pubblico, e quindi è un primo tempo importante come tutte le partite. A livello di assenze credo non ci saranno Rizzo e Contec, perché le squalifica, e Nicolao, che è un problema al ginocchio, sì. Per il resto tutto a disposizione. Vutai che è fuori, che ha ripreso ieri con la squadra, ha ripreso ieri a lavorare qui con noi, dopo essersi curato fuori, e altro in questo momento a memoria non c'è, gli altri sono disponibili. Buongiorno mister. Buongiorno. Nicola Saracino, Foggia Città Aperta. Questa è una gara che ha il sapore di riscatto anche per lei, che ha già affrontato la Juve proprio in Coppa, tra l'altro. È una squadra che però subisce la Juve tanti gol fuori casa, 18 dei 29 gol subiti lontano dal suo stadio. Che partita si aspetta domani allo Zaccherini? Ma è una squadra, come ho detto prima, di talenti che può mettere in difficoltà tutte le squadre. Ritengo che sia più da prestazione, quindi da partita singola, una squadra più da prestazione che non da campionato, e mi aspetto una partita a viso aperto, perché loro è una squadra che sicuramente ha nel suo DNA quello di giocare a calcio, quello di provare a giocare per mettere in mostra quelle che sono le qualità di questi ragazzi, che sono sicuramente qualità, se sono stati scelti dalla Juve, qualità importanti. Ritengo che sia una scelta quella della Juve ottima, perché dà la possibilità a questi ragazzi di confrontarsi a livello nazionale contro squadre professionistiche che hanno obiettivi diversi rispetto a quelli della Juve. Riguardo invece all'ultimo arrivato, Giacomo Berretta, come l'ha visto contro la Virtus Francavilla?
e che tipo di contributo a livello tattico può dare all'attacco, ma in generale insomma al gioco del Foggia? Giacomo non sta benissimo, non sta ancora benissimo, arriva da un infortunio a Cittadella che l'ha tenuto fermo un po' di tempo. Nella mia testa sabato non c'era quello di fargli giocare tutto il secondo tempo, però poi la partita mi stava dicendo che bisognava provare in tutti i modi a rimetterla in piedi, e quindi sicuramente ha aggravato un po' di più sulla sua condizione. È un giocatore che nel momento in cui sarà in condizione ottima potrà darci una mano, perché ha la capacità di attaccare lo spazio, non è la sua caratteristica migliore, però è una caratteristica che ha, la capacità di creare reparto, di protezione e anche di finalizzazione, ci darà sicuramente una mano. È chiaro che finché non sarà in condizione ottima bisognerà anche stare attenti nella gestione per non andare incontro magari a qualche infortunio. Prego. Mister, questa è una piazza un po' morale, no? Sappiamo benissimo, come tutte le grandi piazze, poi se vogliamo, si esalta in maniera anche esagerata a volte, ma nella stessa maniera delle prime. Le due sconfitte hanno un po' lasciato il segno sotto questo punto di vista. È pur vero però che sono sconfitte diverse rispetto a quelle per esempio della primissima fase di campionato, perché lì c'era una squadra che sembrava davvero non reagire, questa invece è una squadra che dà sempre la sensazione di sapere bene quello che deve fare, poi può arrivare e non può arrivare il risultato, questo è un altro discorso. Alla piazza, ai tifosi del Foggia in questo momento, anche alla vigilia di un appuntamento così importante, l'allenatore del Foggia cosa si sente di dire? Io sono consapevole che i risultati determinano l'entusiasmo, l'umore e il giudizio, perché i tifosi fanno i tifosi e l'allenatore deve fare l'allenatore e il giocatore fa il giocatore. Quello che posso dire è che Fabio Gallo non cambia, nel senso che lavorava prima, quando è arrivato e la squadra non era in una situazione, per non usare aggettivi pesanti, in una situazione ottimale. Ha lavorato quando la squadra ha dato grandi risultati e tutti ne abbiamo beneficiato, io compreso. E continua a lavorare anche adesso, dopo un inizio che nessuno si aspettava, che però in questo sport capita. E quindi Fabio Gallo può garantire, l'unica cosa che può garantire è lavoro, serietà, onestà e metterci sempre la faccia. Poi posso piacere o non piacere, posso essere bravo o scarso, ognuno ha la sua opinione che io rispetto, però questo è Fabio Gallo e questo rimarrà Fabio Gallo sempre. E poi chiedo, è un caso che le squadre che in questo primissimo scorcio del 2023 stanno accusando qualche difficoltà, mi riferisco ovviamente ai risultati, sono più o meno le stesse che sono più interessate dalla girandola di cambi dal mercato? Certo, perché il mercato di gennaio è un mercato di riparazione, non un mercato di cambiamento. Nel momento in cui tu devi fare tanti cambiamenti non hai più il tempo per lavorare come la preparazione, e quindi chi cambia tanto, il rischio che corre è quello di dover un po' ricominciare. Chiaro è che ci vuole del tempo, ci vuole, e non ne abbiamo, e quindi già questo è un alibi che togliamo, non abbiamo tempo e quindi è inutile dire abbiamo bisogno di tempo perché è una cazzata. E quindi non mi meraviglio nel guardare i risultati che parecchie squadre che stanno cambiando tanto o hanno in testa di cambiare tanto possano avere difficoltà. Penso che sia una cosa abbastanza normale, perché poi dopo, ripeto, non è un problema del girone C, ma è un problema del girone B, un problema del girone A, è un problema della serie B, e quindi poi il resto non la guardo neanche. E quindi non mi meraviglio, e quando vedo certi risultati dico porca miseria, anche questo fa sì che ti vengano un po' di capelli bianchi per esperienza. Bisogna aspettare che arrivi presto il 31 gennaio. Mamma, l'ho detto il primo giorno, l'ho detto, e non vedo l'ora. Grazie. Grazie a voi.